giovedì 29 settembre al Filatorio di Caraglio apre al pubblico la mostra Steve McCurry Texture, un progetto espositivo che racconta, ripropone e rievoca storie di vita, trame raccontate in 100 immagini del celebre autore americano. Abbiamo il piacere di presentare Steve McCurry Texture qui al Filatorio di Caraglio con le due curatrici, Biba Giacchetti e Maddalena Terragni. Un percorso espositivo molto particolare perché è una conversazione tra le immagini di Steve realizzate in tutto il mondo e i tessuti della Fondazione Ratti. Non è un caso perché siamo al Filatorio di Caraglio, quindi il contesto aveva, diciamo così, creato l'opportunità di creare questa conversazione che è veramente unica, diciamo, la prima volta che le fotografie entrano in dialogo con degli altri elementi, in questo caso sono dei tessuti. È anche una vera e propria mostra di Steve a tutti gli effetti, ci sono tutte le sue fotografie più famose, le fotografie più amate, si ritrovano tutte. A me piace molto il parallelo, comunque il dialogo tra le trame, i tessuti e le storie di vita che sono raccontate da questi scatti. La fotografia di Steve racconta popoli, i popoli si esprimono attraverso il loro modo di vestire, quindi attraverso le trame dei loro tessuti, la loro maniera di acconciarsi, la loro storia, il territorio, anche quello che detta il territorio, quello che talvolta il territorio impone anche da un punto di vista sociale. Purtroppo abbiamo anche molte fotografie di burka, insomma sono dei periodi in cui queste fotografie sono più che mai contemporanee e di attualità. Steve McCurry Texture al Filatorio di Caraglio. Ecco, terminerei con il dialogo con le sale dell'ex setificio che ospitano la mostra. È proprio questo il concetto, infatti abbiamo voluto utilizzare sia le sale espositive, che sono proprio delle sale espositive per esposizioni vere e proprie temporanee, ma abbiamo creato un altro dialogo proprio con i macchinari del filatoio, che sono interessantissimi, straordinari, e abbiamo messo delle fotografie anche lì. E abbiamo proprio dall'inizio della mostra, dall'inizio del racconto, abbiamo cercato anche di trovare dei soggetti nelle fotografie dove ci fossero dei personaggi che filavano, dei personaggi che stavano lavorando dei tessuti, quindi nella prima sala dove ci sono poi anche tutti i tavoli della Fondazione Ratti si ritrovano anche proprio queste immagini strettamente contestualizzate. Maddalena Terragni, Fondazione Antonio Ratti, il nostro apporto alla mostra Steve McCurry Texture. Il nostro apporto è stato, diciamo, una nuova visione della, anche della mostra di Steve McCurry. La mia cura è stata quella di scegliere i pezzi più significativi che potessero stare in dialogo con le foto di Steve. Antonio Ratti è stato uno dei più grandi imprenditori tessili, diciamo, del Comasco. Como nasce, a Como c'è un grande polo tessile e lui ne è stato, diciamo, il migliore rappresentante, se posso dire, e ha costruito nel tempo una collezione di, diciamo, sui 30.000 pezzi che lui, diciamo, collezionava perché un po' perché gli servivano per ispirare le sue collezioni, un po' perché aveva la passione del tessile antico. Quindi tutto questo materiale raccolto nel 1985, Antonio Ratti lo mette nella sua fondazione e per far sì che chiunque potesse avere la possibilità di consultarlo. Come sono stati scelti i tessuti da mettere in dialogo con le fotografie di Steve McCurry e con il luogo in cui ci troviamo, cioè l'ex Filatorio di Caraglio, ex fabbrica di seta, adesso fabbrica culturale? Uno dei tasselli è il comune denominatore di quello che è il lavoro del tessile, quindi in questa prima sala ci sono le carte tecniche e le carte stampate che sono proprio il comune denominatore di tutti i tessuti praticamente, mentre nella seconda sala ci sono questi bellissimi ritratti e lì mi sono immaginata come un po' un dialogo proprio molto più intimo, quindi un grande tavolo con i tessuti, una selezione di tessuti etnografici e anche lì all'interno naturalmente io spazio perché il mio lavoro è stato quello di creare collezioni di tessuti per tutta la vita, quindi metto insieme tanti fattori e poi viene fuori questa specie di quadro, oserei dire.
La mostra è promossa dal Comune di Caraglio, dal Filatoio di Caraglio e dalla Fondazione Artea. Con noi il direttore Davide De Luca. La mostra di Steve McCurry qui al Filatoio di Caraglio ha un significato importante, direi. Assolutamente sì, è una mostra pensata per il Filatoio, oltre ad alcuni scatti prodotti in occasione di questa mostra, sviluppati in occasione di questa mostra, che mostrano filatoi e luoghi della tessitura del mondo. In realtà è una mostra creata per parlare di tessuti e di trame. Texture in inglese non vuol dire solo tessuti, anzi forse non vuol dire quasi tessuti, ma vuol dire trama. E sono proprio le trame della vita che le foto di McCurry lasciano trapelare, lasciano intravedere, che saranno protagoniste di questo importante progetto, oltre ad una parte specificamente indirizzata quasi didascalicamente al tema dei tessuti insieme alla Fondazione Arti. La mostra in questo luogo meraviglioso del Filatoio, un luogo ovviamente non scelto a caso, l'importanza di questo luogo del Filatoio con la mostra Texture, anche questa è una trama secondo me da sottolineare, insomma. Assolutamente sì, questo posto è un posto incredibile, è l'ultimo esempio di sestificio seicentesco piemontese, qui veniva tessuto e filato di seta ed è un luogo intriso di storia, di racconti e di storie di vita, di emozioni, di trame di vita, e quindi la mostra di McCurry secondo me è proprio una delle prime dei progetti che può rappresentare questo afflato, spinta emotiva. Alcune foto di McCurry peraltro sono posizionate all'interno dei torcitoi, cioè delle sale che ricostruiscono i meccanismi che creavano il filato, e per cui anche il contenuto all'interno del contenitore in una doppia valorizzazione. Il valore del Filatoio di Caraglio, luogo ex fabbrica, adesso fabbrica di cultura. Assolutamente questo è il tema. Il Filatoio è stato per anni nel Seicento eccellenza tecnologica. Quando si parla di rivoluzione industriale si parla della tessitura, della creazione del filato, delle macchine dove le donne usavano con le mani delicate, i bambini venivano utilizzati per utilizzare la strumentazione, e questo è proprio l'esempio tipico che si studia in tutte le scuole, cioè è qui che parte la rivoluzione industriale, per cui è un'identità storica importantissima di questo territorio e che va ancora di più valorizzata. Abbiamo visto tante mostre di Steve McCurry in Italia e ovviamente anche nel nostro continente. Cosa rende questa mostra speciale? Questo colloquio con i tessuti e il fatto che abbiamo selezionato alcune immagini che non erano mai state viste prima, che sono state proprio scelte, selezionate e stampate per il Filatoio di Caraglio. Grazie. Steve McCurry Texture sarà aperto al pubblico fino al 29 di gennaio 2023. Tutte le informazioni le potete trovare qui.